Il fiume Metauro si sta mangiando il terreno, rischiando di espandersi fino all'ex lago Solazzi. È l'allarme lanciato più volte dal proprietario del clubhouse Nino Pierpaoli, che torna con forza a chiedere provvedimenti urgenti alla provincia di Pesaro e Urbino prima che arrivi l'inverno. In tre inverni ha portato via almeno 20 metri di terreno e sta praticamente arrivando all'argine, che poi quando è arrivato lì entra nel lago. Dopo decine di chiamate agli organi di competenza, sono venuti solo una volta a fare un sopralluogo, lamenta dall'ente provinciale. Inoltre gli hanno comunicato che l'intervento non può essere effettuato per mancanza di fondi. Il dottor Petrillo, adesso che è subentrato a Gattone, mi ha promesso che verrà, ma io ancora non ho visto nessuno. Ho visto solo l'acqua arrivare e la terra portare via. Pensate che l'ultima intervista che abbiamo realizzato sempre qui eravamo qualche metro più in là, più o meno 4-5 metri, quindi pensate quanto terreno è stato mangiato dalla forza dell'acqua. Vorrei farvi vedere inoltre il tappo che è stato formato dai tronchi e dai rami. Guardate. Anche la foce del Foglia, l'amministrazione comunale di Pesaro, in accordo con quella provinciale, ha eseguito interventi per liberarla dai detriti. Si tratta di un'operazione temporanea in attesa di trovare la soluzione definitiva al problema. Un esempio, questo ripreso dal signor Pierpaoli. Nell'arco di 2-3 giorni hanno risolto il problema. Intanto, anche qui, se noi potessimo fare con una minima cifra che costa sui 5-6 mila euro, perché io mi sono interessato con uno scavatore grosso, ci sono 100 metri da fare un fosso largo un 4x4, insomma quello che sarà, e defluisce l'acqua del fiume Metauro dritto e non viene contro questa parte qua dove sta creando dei grossi problemi, da di lì si manda giù dritto e quindi pertanto non abbiamo più il problema che ormai è da 3 anni persiste, e non supereremo l'inverno. 6.000 euro contro milioni, poi dopo, perché il pesce costa, e ripristinare tutto non ci vogliono 10.000 euro o 5. Io penso che da buon commerciante direi adesso facciamo quel buco lì, poi dopo in futuro risistemeremo tutto il resto. Io quando vi ho chiamato la prima volta 3 anni fa, con solo 1.000 euro neanche si sistemava la faccenda. Così facendo siamo arrivati a decine di mila euro che occorre oggi per sistemare di tutto. Se aspettiamo un altro po' non saranno decine, saranno centinaia, e qualcuno me li dovrà dare.